nuovo appuntamento con grammi di storia. E la storia raccontata dalle monete, non solo la storia, ma tanti altri argomenti possono essere affrontati e trattati attraverso l'uso di appunto questi pochi grammi di metallo coniato. Grammi di storia si rivolge a insegnanti, docenti, educatori per fornire uno strumento, appunto uno nuovo strumento didattico educativo attraverso le monete. E oggi affrontiamo un tema interessante, cioè come guardare alle monete in una maniera un po' atipica. Possiamo dire che le monete sono anche il primo teleschermo della storia. Sappiamo il teleschermo, la televisione appunto significa televisione, visione a distanza. Ecco, le monete effettivamente hanno svolto anche questa funzione di comunicazione a distanza, visione a distanza, a partire dagli esordi, da quando si ha conoscenza delle prime monete che vengono circa datate nel VII secolo a.C. e i primi ritrovamenti sono appunto verso appunto quella data nel regno di Lidia che attualmente si trova in Turchia, nell'attuale Turchia. E appunto il primo teleschermo della storia. Immaginiamo di essere un macedone che viveva intorno al 390 a.C. e che riceve in mano questa moneta. E gli verrebbe subito a dire: "Guarda, abbiamo un nuovo re." E perché diciamo questa cosa? Perché su questa moneta c'è esattamente l'immagine di Alessandro Magno, che vedete sulla sinistra, praticamente quello è il busto di Ercole, il volto di Ercole con la testa divinizzata. Diciamo, Ercole in questo caso rappresenta Alessandro un po' divinizzato, appunto a forma di Ercole, e in testa c'è una pelle di leone, mentre sul rovescio c'è appunto il nome di Alessandro e poi c'è Zeus che tiene lo scettro con una mano e un'aquila nell'altra mano. Ecco, quindi quei macedoni avrebbero avuto questa informazione semplicemente guardando questa moneta, cioè l'informazione che c'era un nuovo re, perché la prima cosa che ha fatto Alessandro quando il padre Filippo II fu assassinato è esattamente quella di, tra le prime cose ovviamente, è quella di far battere subito una nuova moneta, e questo credo che sia un tetradracma. Ha fatto subito battere una nuova moneta per mandare subito l'informazione a tutti i cittadini della Macedonia e zone limitrofe. E ovviamente la moneta quindi fungeva da teleschermo, non c'erano giornali, non c'era internet, quindi era il giornale, comunque lo strumento di comunicazione di quell'epoca, quindi toccava la moneta comunicare. E comunicare, si può comunicare tante cose con la moneta, ad esempio anche la storia. Quindi qui vediamo una moneta romana, questo in particolare è un denario circa il 90 a.C. E questa moneta racconta ai romani dell'epoca una storia molto precedente, ovviamente delle origini di Roma, e raccontano degli eventi più emblematici, più iconici della Roma antica, che è il ratto delle Sabine, che appunto si vede nel dritto della moneta, dove c'è appunto due romani che portano e stanno rapendo, hanno in braccio delle donne, delle ragazze. E sulla sinistra appunto c'è una figura e la scritta Sabine, quindi diciamo è il ricordo proprio al ratto delle Sabine. Quindi sistema appunto di comunicazione, un canale di comunicazione anche di propaganda, e l'aveva capito bene Giulio Cesare, che fu il primo, possiamo dire sì, sicuramente il primo personaggio della storia
a avere la sua effigie coniata, battuta su una moneta, in quanto vivente, cioè da vivente, Giulio Cesare si è fatto battere la sua immagine su una moneta. E qui c'è proprio un salto storico, diciamo un evento che cambia la storia perché da questo momento in poi tutti i regnanti si faranno imprimere la loro immagine sulle monete. Quindi Giulio Cesare, qui vedete il diritto, diciamo, di un denario di Giulio Cesare che era particolarmente vanitoso, si racconta che faceva ribattere spesso le monete perché i suoi coniatori erano talmente abili che riuscivano anche a rappresentare diciamo, l'invecchiamento di Cesare e lui ovviamente questa cosa non l'apprezzava molto e quindi pare che facesse ribattere le monete. Quindi strumento di comunicazione ma anche strumento di propaganda e qui vediamo un'immagine veramente rappresentativa della propaganda. Ecco, possiamo dire che questo denario di Bruto è uno spot, è una cronaca del tempo ed è anche uno spot. Vedete, sulla sinistra c'è l'immagine di Bruto, che una volta assassinato Cesare ha preso il suo posto, e appunto c'è scritto Bruto, e sulla destra praticamente c'è tutto il racconto di quello che è avvenuto. È come se questa moneta desse un messaggio e dicesse: io Bruto vi ho liberato dal dittatore uccidendolo con la spada il giorno delle Idi di marzo. Ecco, quello che vediamo sulla sinistra appunto sono due spade, due gladi che rappresentano appunto lo strumento con cui Cesare è stato ucciso. E la data, le Idi di marzo, e il cappello frigio, anche Pileo, che rappresenta da sempre, diciamo, la libertà dei, appunto, i liberti, coloro che si liberavano, quindi la libertà dal dittatore, secondo Bruto. Quindi, diciamo, la moneta come spot e sistema di comunicazione, di propaganda. E ne vedremo altre nel corso di questi video. Provo a farvi vedere dal vivo. E una moneta in particolare, vediamola da qui, ecco, da così. Quindi vediamo, questa qui è una due lek albanesi. Adesso ve li metto meglio, ecco, due lek albanesi vedete, del 1939. E da notare appunto al centro c'è l'aquila a due teste, che era un simbolo, l'aquila la ritroveremo spesso nelle monete, e l'iconografia ovviamente è totalmente particolare, perché vediamo un'ascia a bipenne ai lati dell'aquila, sotto c'è una data 1939, e come vedete poi c'è anche sulla destra c'è, diciamo, il numero 18 in numeri romani, che è appunto il 18° anno dell'era fascista, e sotto c'è quella piccola R che è l'icona della zecca di Roma, sta a indicare che appunto questa moneta era stata coniata a Roma. Quindi vediamo questa iconografia fascista, quando l'Italia ha invaso l'Albania e quindi poi è divenuta a far parte dell'impero fascista, diciamo, e il rovescio, quindi c'è il rovescio, vediamo l'immagine di Vittorio Emanuele III con l'elmetto in testa, quindi è una figura particolare, appunto un'iconografia militaresca, e quindi Vittorio Emanuele III, imperatore, re imperatore, scritto anche in albanese. E quindi di nuovo la propaganda, appena l'Italia ha invaso l'Albania, subito questa iconografia è cambiata con l'immagine del nuovo, diciamo, imperatore guerriero da questo punto di vista, che poi Vittorio Emanuele non era certo quella rappresentazione, questa immagine di chiara, diciamo, iconografia fascista. Quindi, monete, strumento di comunicazione, strumento di propaganda, ne parleremo a lungo. Per questa puntata è tutto, e ci vediamo alla prossima.